Salve a tutti ragazzi, sono Massimo Zigazzetto e bentornati in Bandica Zaccato Afterbirth Plus per una nuova bellissima cosa su Wanted Run. Allora, oggi proviamo un'altra delle nuove modalità, anzi, l'unica nuova modalità di Afterbirth Plus, che è la Greedier Mode, che è praticamente la hard più grid, quindi greedier, quindi è proprio la genovesità mode. Abbiamo sbloccato questa cosa bellissima con Maddalena, avevamo una pillola, cominciamo con una pillola, chiaramente io quasi piango, e direi di prendere l'esempio da tanti miei cari amici youtuber come Leone, come spesso anche Mac l'abbia fatto, di fare la Greedier Mode con Azazel. Anche Northerline, se non sbaglio, ha fatto per una Greedier Mode con Azazel, esatto, mi confermano, dal letto mi confermano che è vero. Quindi, con una win streak di meno 15, cerchiamo di portare a casa almeno un meno 20, dai, io punto sul meno 20. Vabbè, dai, cominciare con le stellule ciaminali, non è male. Le stellule ciaminali sono buone. Doppia pillola che non mi serve una ciornia, perché è un Fortinet Hour Energy, però grazie. Poteva essere un HP Up, un Tears Up, un Staminchia Up, invece no. Però dai, almeno volando posso trovare due Troll Bomb. Vediamola così. O posso prendere questo cuore rosso che non mi serve. Però questa cosa qui, questo power up qua, che ho trovato nell'ultima volta, era quello che ogni carta si raddoppia il suo valore. Quindi lo vedo molto bello, anche perché in sconta 7 centesimi, cosa che è molto gradito in questo momento. Quindi cominciamo la Greedier Mode. Che cos'è la Greedier Mode? È la Greed Mode, però appunto difficile. Quindi i nemici spawneranno senza pietà. Verrà lasciata praticamente una monetina alla volta, che è una cosa molto simpi. E nei primi piani, come avete visto, c'è tipo un cooldown di 9 secondi. Ecco, più scenderemo di piano, più il cooldown sarà minore. Quindi arrivando una cosa come nel piano dell'utero, quando ci sarà un secondo di cooldown di ondata. Quindi arrivano nemici, arrivano. Proprio così, con questo ritmo qua con cui stavo parlando. Che è molto bello, soprattutto quando avete un input di danno non stratosferico, è molto divertente. Perché la cosa principale che vi viene a mente è questo, che è tutto molto divertente. Allora, quindi comincio a già essere salty, perché so già che lo diventerò presto. Quindi facciamo così, se sono salty dall'inizio della run, almeno non si nota troppo la differenza quando divento proprio violento. Allora, 6 secondi. Tanto c'è un'ondata in più, perché sono 11 non 10. Vabbè. Ma forse questo, non lo so, forse era un errore. Ecco, il danno dal campione. Oh, che carino il piccolo mostro. Che si chiamano ministro, come nostro esimio ministro. Quanti soldi ne ho? 12, quindi posso comprarmi quella cosa, il power up figo. Tanto devo togliere quell'ad laterale perché mi uccide. Perfetto. Posso comprare la cosa delle doppie carte e la chiave. 7 più 5, 12. Sì, 7 più 5, 12. Vedo il futuro, mi dà lo Hierophant. Ok, allerta rossa, possiamo rompere la rana se troviamo la blank card. Rubber Cement, beh, che con Azazel è utile tanto quanto, non lo so, tanto quanto, non mi viene in mente, una granita a chi ha, ai marinai del Titanic, non lo saprei. Comunque, tanto che Rubber Cement non funziona, vero? No, non funziona. No, funziona? Funziona. Ho vinto. vabbè. Funziona a volte, però non funziona. Funziona a volte. Mi piace il fatto che funzioni a volte, è molto divertente come cosa. Ah no, funziona, però non devo stare troppo attaccato ai muri, ok. Così facendo ho praticamente un range pressoché infinito. La cosa mi gasa molto. Oh no, che danno idiota. Però non devo stare troppo attaccato ai muri. Quante monete mi dai? Oh stronzo. Questa è una bastardata, l'assorbirsi dietro le lacrime. Il ciccione che salta e spara. Oh, cacche rosse anche? Certo. Stavo per dire, come potresti essere più fastidioso di così? Ah, giusto, cacche rosse. Muori, adesso giro, muori. Che di solito è un boss abbastanza semplice. Lo fai, non è
non hai grossi problemi. Invece io fra poco mi sciotta. Allora. E vabbè, dai, Last. Volando, Last proprio. Me lo puppa fortissimo, Last. E probabilmente gli piace anche perché è Last, giustamente. Dovrò stare attento, esatto, per quando tu diventi incacchiato perché tu voli e quindi non mi posso più nascondere, ma... Bello il fatto che, impattando su di lui, Rubber Samet bugga un pochino con Azazel, ma appena appena... Allora, Counter from Below mi fa spawnare il doppio delle cose. O le cose doppie. No, no, il doppio delle cose. Quindi, anche le monete. Proviamo. Ho mezzo cuore, me ne sono reso conto, tranquilli, okay, lo so, ho mezzo cuore. Ho lo Hierophant che mi può aiutare, nel caso nel prossimo piano non trovo un cuore di fede, tra un po' esco e muoio. Nel caso che al prossimo piano non trovo un cuore di fede al negozio, c'è lo Hierophant che può venirmi in soccorso. Accorruomo? Ah, il fegato crudo, oh, un oggetto nuovo, oh, mi servirebbe una bomba. Compriamo una bomba e usiamo qua una bomba. Potenzialmente sono cuore di fede. Potenzialmente no. Lei è, mi scusi? Blasting Cup. Non so benissimo cosa faccia. Però andiamo a vedere il power up, perché magari è qualcosa di figo. È qualcosa di figo. Questo dà un cuore nero. No. Ricordavo male io. Però ho aumentato almeno sulla metà delle tiers, dai. Vediamola così. Con gli ultimi 5 citti ci compriamo una chiave. E andiamo a aprire l'altra stanza del power up. Che è all stat up? All stat up, quindi un altro cuore rosso. Salvo. E cominciamo le ondate. 5 secondi, vedete? Meno di... Dicevo, meno di prima. Però se prendendo danni così non va bene, perché adesso con un cuore solo non sono per niente tranquillo. E mi dice, perché non stai usando la Hierophant, brutto coglione? Perché, ok, adesso mi sa che devo usare la Hierophant. Sì. Perché si attivava al doppio delle volte, quindi se trovavo la blank card avevo vinto. E invece niente. Perché sono uno stiemo. Vabbè, Rubber Cement che mi piace tantissimo. Ma non so neanche cosa sto uccidendo, però li sto uccidendo. Quindi. Rubber Cement invece è servito. A quanto pare i naufraghi del Titanic avevano bisogno di ghiaccio. Ok. Vabbè, non mi raggiungono neanche, guarda. Ma che robina. Va lì questo Rubber Cement quanto mi piace. Olè. Quante monete? 12. Questo è quello brutto. Quello è il boss brutto. Ok, è Ragman versione Super Saiyan 2 sotto steroidi. Oh, porca troia. Vorrei tanto ucciderlo però, Tanto, tanto. Perché ste pallette qui, come potete notare, non sono... vabbè. Ok, è morto. Dicevo, quelle pallette lì non sono distruggibili come quelle di Lilont. Ok. Con calma. Ok. Stiamo qui, continuiamo a sparargli. Qua non ci arriva. Abbiamo visto. Dai, ce la facciamo facile. Ho abbastanza soldi per... Ok, così ci arriva. Dicevo, ho abbastanza soldi per il Raw Liver, che è un bel aumento di vita, che non è male. Anzi, ho anche abbastanza soldi per qualcos'altro, forse. 22 centesimi. Bello l'oggetto nuovo, però no. Raw Liver. Ah, le chiavi di mamma sono carine in un piano normale, ma qua servono a poco. Quindi mi sa che Counter from Below non mi è servito un po' una ciornia. No, beh, infine ho trovato più monete del solito. Bomba qua. 5 centesimi, hai visto. Siamo arrivati a 12, con 12 ci posso fare niente. Però sono 12, è una buona partenza. Qui dentro c'è 2 bombe. Non le ho messe lì perché possono servirci più avanti, che ne sappiamo. Patto con Satana, ho 3 cuori. Con The Haunt. C'era di peggio, eh. Ok, aveva 4 fantasmini, ma... Non ricordo. Stavo per dire, non ricordo. Se sono fuori dal mio raggio visivo, possono comunque attaccarmi. Sì.
Posso comunque attaccare anche con attacchi stronzi tipo Brimstone? Era questa la domanda. Potevo solo attaccare, lo sapevo. Questo è? Oh, il patto. Ecco, ecco, ecco. Il patto, sì. Grazie. Aumentiamo il danno. Guppy Serbol, carina, ma ne posso fare a meno. E andiamo giù. Non ho aperto con la casa dorata perché così almeno mi tengo la chiave per il prossimo piano. Così non devo stare a comprarne una nuova. Oh, mi mancava un'attiva, dicevamo, no? Wait, what? I cannot believe this is not Butterbean. Cacazzo. Breakfast. Poi ho un cuore in più per controllare comodo i privati con Satana. Che cacchio è sta roba? Vabbè, la usiamo appena... Questo è un oggetto nuovo. Però quello è il Warco Tanger. E qui c'è un cuore di fede. Yeee, gratis! Ho 20 citti. Potrei comprare questo che non so cos'è. Glaucoma. Blind Tears. Sparo molto più veloce. Però vedo poco. Vabbè, glaucoma. Piangi di più, ma... Mi piace quando... Hanno anche dei riscontri medici le cose, i power-up di Isaac. Allora, direi che possiamo iniziare? Sì, ci vedo un po' peggio, ma niente di trascendentale. In compenso faccio sparo molto più veloce. Che carini che siete. Oh, la torretta piccola! No, ok, non... Buongiorno. No, direi che non raddoppia le cose. Direi che ho provato che non raddoppia. Perché se no non mi può, se no non potrebbe mai darmi una moneta sola. Quindi ho buttato via un cuore. Ho buttato via un cuore rosso. Mi volete dire. Però dai, è un Demoryu No. Salve. È un Demoryu No che si può. Sì, che era è stato carino fare, diciamo così. Ciao piccoli angeli. Oh, troll bomb. Tutto bene. Tutto a posto. Che problema c'è? Non ho usato il Butterbean. Che. Wait, what? This is not Butterbean. Quindi vediamo. Proviamo a usare una bomba qua. Warco Tanger è bello, eh. Questo dà l'effetto del Warco Tanger, ma mi diminuisce il danno, quindi no. Il di 100, quello che rirolla tutto. No. Grazie, ma no. Ah, il rasoietto. Cubo di carne, madoniamo, fa schifo sta roba, mamma mia, sto trovando della roba veramente. Con quello posso tenere più trinket, con la batteria ricarico più velocemente, che roba è? Ah! Beh, mi sembra forte, la batteria la prendo, sono anche sconto. È quello un power-up nuovo, che non saprò mai cos'è. Ah no, sì, qua trovo monete. Ciao, tu sei nuovo. Ciao. Oh cazzo. Ciao. Come ti chiami, tra l'altro? Vorrei sapere il tuo nome. Oh, ma che bello, è vero. Devo ucciderti in fretta, se no arrivano anche gli altri boss. Ma che bello. E Loki, tra l'altro. Dai, non è male sta cosa del... Wait, what? Questo non è il fagiolo di Lima. Non è male. Wow. Vabbè. Tanto cerchiamo di far fuori il doppio Loki. Oh, si è attivata la torretta. Grazie. Ok. Oh, bastardo te con questa mano. Sto prendendo tanti di quei danni che veramente sarebbe da vergognarsi di vivere. Porco. Ho ucciso qualcosa. Ho distintamente sentito il rumore di qualcosa che moriva. Ok. Un Loki è ucciso, perfetto. Dai che si fa anche l'altro. Porco Giuda, quanti danni? Hai rotto le balle. Ma sto boss 4 va in stanza piccola, cosa fai? Ti spari. Ok, morto. Probabilmente è un boss che si può trovare solo in stanze enormi. Mi auguro, 24 monete, che ci compro con 24 monete? Prayer card, no, questo non so cosa faccia. Reroll. Si è rotta, però ho 3 monete in cambio. Ah beh. Dai, la latch key. Aumenta la luck, mi dà 2 monete. Ovviamente l'oggetto dopo era utilissimo.
15 centesimi, non ho modo nella vita di farli. Però, dai, una carta. Last Strength. Però, essendo che raddoppio l'effetto di The Strength, non è male. Vediamo chi. Ho vinto. Ho vinto. Non prendo danno. Cioè, sto attento, sto qua. Voi spawnate, non sparate neanche. State pure lì. Io vi sparo con Rubber Cement e sono a posto. E sono felice e sono contento. Che si dice, ragazzi? Io sono qua, sono tranquillo, sono bello, sono fotomodello. Va, che spettacolo. Però non pensavo interagisse così a Rubber Bean, il Rubber Cement. Krampus. No? Neanche a sto giro? Buono. Allora, Gappy Spawn, carina. Ma no. Il marchio invece è carino, ma sì. Olè. E ancora danno su e velocità su, tra l'altro. Mi ricordavo. Strength. Beh, strength mi servirà perché mi raddoppierà. Cioè, mi raddoppierà l'effetto di strength la carta. Quindi dovrebbe darmi due cuori rossi in più. E e il doppio della il doppio dell'attacco che dà strength. Questo non lo conosco. Backstabber, watch your back. Ok. Ok. Squeezy! Squeezy invece lo conosco e mi piace tantissimo. Sparo molto più veloce. Adesso ho anche due cuori di fede nuovi, proprio fiammanti di zecca. Pyjamas! Pyjamas mi piace moltissimo. Non posso neanche rirollarlo. Oh, cervelli. Doppio cervello. Vabbè, tanto muoiono subito. Olè. Sì, direi comprare pigiama. 15 centesimi. Dai. Chi è? Ecco, come avete visto adesso la roba spona ogni 2 secondi. Siete contenti? No, neanch'io. Se uno non avesse una capacità di fuoco allucinante o tanta vita da poter buttare via per fermare il tempo. Ok. Ah. O se uno non sapesse volare, si potesse nascondere, sarebbe proprio molto divertente. E vabbè. Ancora? Ok. Spostati. Meno male che c'è il pigiama, perché mi sa che prenderò pari. Cioè, ho già preso parecchi danni. Ok, non spona più niente, per fortuna. Infatti io sparo così, wow, faccio una bella passata. Qualsiasi cosa cicci fuori la falcio. Che problema c'è? Muore? Ah. Cosa c'è di vivo ancora? Ah, questo. Questo che giustamente non potevo colpire. Moneta, 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 moneta. 21 monete. Pyjamas. Boom, cuore di fede ammazza proprio. Perfetto. E basta. Andiamo giù. Andiamo giù. Facciamo i boss. Chi è? Ma doppio policefalo. Deve essere peggio, eh. Perché sono confusi? Non capisco perché il nemico è confuso. Cioè, tipo l'effetto di Backstabber? Se colpisco alle spalle il nemico diventa confuso? Cosa del genere potrebbe essere. Ok. Oh, oh, che brutto. Oh, che brutto. Morite in fretta, ti prego, ti prego, ti prego. Ok, morti questi. Doppio cuore di Mask of Infamy, però senza mask. Che riduce la loro pericolosità a niente. Però vabbè, sono facili da uccidere almeno. Almeno evito di prendere altri danni idioti. Per fortuna. Ho abbastanza monete per comprare qualcos'altro. Sì, ma non c'è niente che mi interessi. Vero? Monete ce l'ho. Un HP in più. Una giara di mosca. La giara di mosca è carina. Però no. Patto con Satana. Oh, doppio The Cage. The Cage. No. Mi sono risposto. The Cage non può andare. Non può andare nel vuoto. Però può sparare. Giustamente non può sparare. Sono un'idiota. Può sparare The Cage. Può sparare. Può saltare. Può rotolare. Può fare un sacco di cosine The Cage. È un bambino grande, eh. Allora. Porco demonio. Tutti i cuori che ho tutte le monete che ho speso per comprare pyjamas, andate a puttane. Cioè, nel senso, andate a puttane. Ben spese. Però non ho più soldi. Cioè,
Non ho più... Ho solo due cuori adesso. Bene. Cioè, tre cuori. Muori, ti prego. Butterbean purtroppo fa un effetto troppo cagoso per ricordarmelo. Le cure neri sono estremamente ben accetti, però. Grazie. Mi voglio prendere un danno. Dai, mi voglio prendere mezzo danno per... Beh, quattro bombe. Le bombe possono sempre tornare utili. No, no, questo non posso lamentare. Non c'è niente. Andiamo giù. E speriamo in qualcosa di buono. Giù! Siamo a... Sheol, giustamente. Ah, non ho più chiavi. Ah, non vedo quanta vita ho, bene. Vabbè, tanto HP up. Poi. Oh. Qui, stavo per dire, qui potrebbe essere qualcosa di bello. Invece... Ma sì, mi sa che backstab fa venire una cosa del genere. Se colpisci l'avversario alle spalle diventano storditi. La smetti di sparare, per favore. No. Mi hai fatto... Sei contento che mi hai fatto danno? Eh? Sei contento adesso? Minchia. Vai. Adesso sparo così, così falcio te l'altro. Grazie. Allora, chiave gratis, il che mi piace un sacco. Il D12 non mi serve assolutamente a niente. Qui mettiamo una bomba. 5 centesimi. Velocità in più. Ma solo 7 centesimi li posso spendere. Sta roba però fa schifo. Il D4 è carino, ma questo non so cos'è, però lo voglio prendere. Polidactilia. Tienimi. Fortinata. Vabbè. Stigmata invece so cosa fa ed è anche molto bello. Ha un HP up, aumenta il danno. Posso permettermi. Sì, posso permettermelo. Ma intanto metto una bomba qui così sono... potrebbe essere 4 cuori. Manco mezzo. Però potevano essere. Cassa rossa, dammi qualcosa di bello. Due ragni, bene. E cominciamo. Vabbè. Non potevo fare altrimenti. Poteva essere tutto molto peggio. Molto peggio. Ok. Altri fantasmini? Minchia. Compilation proprio. Ok. Ok. Perfetto. Non so cosa siete e ho paura. Ah, non potevo neanche colpirvi. Voi sì, però. Ok. Ok, tu esplodi. Tu esplodi da lontano. Tu pure. Perfetto, tutto morto. Sì, tutto morto. È tutto morto. Cavalieri. Vabbè, i cavalieri così sono facili da uccidere. Avendo Brimstone, ovviamente. Comunque, il mini Brimstone di Azazel. Voi idem. Mi preoccupo solo un po' di colpire da lontano, in modo che non mi esploda niente in faccia. Però per il resto è facile. Ok. Porco! Scusa? Ma i 78 ragni li ho visti solo io? No, chiedo, Monete, 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 monete. Non ho abbastanza per comprare qualsiasi altra cosa. Boss? Boss time? The Cage! Di nuovo? Da solo? Ah, sto giro da solo. Mi ha colpito lo stesso, però sto giro da solo almeno. Oh, già arrivato il boss dopo. Ma che bello. Che è morta, Dai. Poteva andarmi molto di peggio. Oh, ho anche già ucciso The Cage. Bene. Che bello. Beh, che belli questi danni idioti. Non so neanche quanta vita ho, quindi non posso neanche usare forza quando mi serve. Bene, Oh, sei sceso. Ok, te evochi questi. Perfetto. Muori in fretta. Ti prego. Ok, solo, rimane solo... Quando rimane solo il cavallo posso un attimo tirare un sospiro di sollievo e alzare un po' la schiena. Olè. 22 centesimi. Se faccio così, si attivano, ok. Se esco e rientro, non ci sono più. Sono a cuori rossi? Bene. E no, mi rassicura. Sapevo che funzionava. Sapevo che funzionava reroll. Chaos. È sempre una buona idea prenderlo. Anche se purtroppo ormai siamo un po' avanti
con i piani, quindi... Non è che è stata la cosa più utile del mondo, però. Ok, cuore rosso almeno sono pieni, dovrei averne almeno 3. Quindi... Loki. Ok. Che bello! Sono 3 Loki? 3 Loki. No, 3 Loki, buona, oh. 3 Little Horn. Ah, perché vedo, il mio cuore vede Puccioso e dice che è Loki. Uno si è suicidato, per fortuna. Allora, purtroppo ho preso prima. Dovevo prendere dopo Patron Satana. Sarei diventato Gappi se avessi speso dei soldi. Purtroppo no. E 9 vite senza essere Gappi. No, grazie. Ho un po' di cuori da parte. Almeno dovrei averne almeno 3, se non sbaglio. Quindi non è proprio una scelta di vita intelligente. 3, esatto. Nello shop non ci sono stati dei power up, quindi. Quindi è merda. Quindi è merda. Però almeno un uso per la chiave l'ho trovato. Che mi dà una carta. E il carro dovrebbe durare il doppio, quindi in teoria, credo. Qua mettiamo una bomba. Datemi 2 monete, sempre meglio di niente. Ok, un'altra moneta, un'altra cosa. Questo mi dà un HP in più. Qua mi dà un po' di cuore di fede. Vai, ragioniamoci dopo, adesso facciamoci le stanze. 6 secondi. Vabbè. Ah, l'hanno già nerfato l'anno, comunque, vorrei far notare. Perché quando l'ho fatto nelle prime impressioni, era un secondo lo spawn tra un nemico e l'altro. L'hanno un po' abbassato, chissà perché. Adesso è quasi umana come cosa. Sapevo che erano questi. Odio queste mani mamma. Perché non ho ancora capito il loro pattern di attacco. So, ok. E poi perché lasciano ragni? Perché dovete lasciare ragni? Ste mani scheletriche. Ah, perché faranno ragnatele nelle mani forse. Oh, angeli. Vabbè. Rubber Semen, sia tu lodato nei secoli dei secoli. L'ho visto, ci mi sono lanciato lo stesso. Me ne rendo conto. Devi morire in fretta anche. Ok. Perché? Vabbè, è l'ultima stanza. Posso ucciderti, è tutto finito. Ok. Bomba. Ho vinto. Dammi 7. Ho vinto. No. Ma ci siamo. Siamo su un'ottima strada. Cuori. Cioè, spendere delle monete per dei cuori vuol dire che sei veramente disperato. E andiamo. Beh, dai. Ci ho preso dei danni, ma ho fatto male. No, ho vinto, no, perché tra l'altro esatto, non è come il fagiolo di soia che mi si ricarica a mezzo alla stanza. No, mi si ricarica a fine stanza. Quindi faccio un po' di danni all'inizio e poi basta. C'è? Ah, grid. Ok, chi è rimasto? Ah, le teste, perfetto. Olè. Vediamo di prenderci almeno arrivare al massimo della vita. Ok. E patto con Satana. Vediamo cosa mi dà. So, ok. Uno è morto. Sì, è morto. Carro. Torna su. Prego, torna su. Ti ammazzare. Tutto dura il doppio del tempo perché ho la cosa delle carte. Però infatti dura un botto. Ok. Questi si muovono. Questi nuovi colori di tentacolini si muovono e ti attaccano. E infatti mettere solo sti cosi qua era semplicemente degli ostacoli che davano fastidio. Patto con Satana è qui. Stavo per dire, ma Krampus, dov'è finito? Ok. Ma questa cosa che può staccare da distanza è molto bello. Lamp of Call penso non mi serva molto.
Forse diventa più grande il Brimstone. Non credo, ma forse. Ci spero. Beh, devo andarci a full vita. Quantomeno deve essere full vita. Ma a sto giro Fortinet Aura Energy, serve a qualcosa, quantomeno. E andiamo giù. Dovrebbe essere l'ultimo piano, no? Sì. Allora, Ultra Grit, Curse of Darkness. Ciao. Grazie. Ah, mi dà il quarto. Ok, non ho bombe, non ho niente. Andiamo. Ultra Grid. Buongiorno. Ciao. Non ti tolgo molto, però questo fa male. Ok. Figo come si attiva. Dammi anche questo. Oh, le chiavi, cazzo, di già? Bene. Quanta vita hanno le chiavi a sto giro? Tanta vita. Ah, giusto, senti. Madonna, quanto danno in più. Ok. Scusa, faccio un attimo questo. Ok. No, cura, no, bastardo. No, curarti. Fame. Ancora? Dai. Ok. Dovrei averne rotti un po', quantomeno. Dai. Dai, bombe. Va bene. Tutto, non mi importa che ci siano un po' di bombe in giro. L'importante è che non sono su di me. Fuori. Vabbè, cuore gli è andato un po' di vita sto giro. Però Backstabber mi sta salvando di brutto la vita. Perché stordendolo ogni 3x2 mi permette di poter stare tipo qua giù e non preoccuparmi troppo di lui. E Rubber Samet mi sta aiutando di brutto. Ciao bombe. Dai. Ciao bombe. Porca vacca, pensavo di riuscirci. Dai, merda, ho sbagliato io. Ah, sto giro ho sbagliato io. Perfetto. Ok. Con calma. Tutto tranquillo. È quasi fatta. Mi sono fatto danno. Tu adesso muori. Adesso tu adesso muori. Oh. Devo passare la guardia. Bene. Ah, aspetta, c'è un nemico. Ciao, Grid. Scusate. Salve. Fa piacere, sta cosa. Ah, ma continui a cagarne di... Ok. Bene, sei qui? No. Il danno come me l'ha fatto? Sono morto. Ok, va bene. Bene, quindi, per questa bellissima modalità nuova, divertentissima, è tutto. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti. Ciao ciao!